Bene, bene, eccoci qua, eccoci qua. E vediamo in questo video, cerchiamo di capire ciò che una donna non dimentica mai in un uomo, l'impatto indelebile. Allora, prima di affrontare il tema, però ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche del mio video e ti ricordo che se vuoi ti puoi abbonare al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti, seleziona l'abbonamento preferito. Inoltre ti ricordo che puoi diciamo fare una donazione al canale andando sotto il video e cliccando sul tastino super grazie. Ma veniamo al tema, ciò che una donna non dimentica mai in un uomo. Allora, l'amore e le relazioni sentimentali affettive sono aspetti complessi della vita umana che possono lasciare un'impronta duratura nella memoria, ma anche nel cuore di una donna. Mentre ogni, diciamo così, ogni individuo è unico, ci sono certi aspetti che spesso una donna non dimentica mai in un uomo e quindi devi imparare a coltivare per diventare molto più seduttivo nei confronti di una donna. Ci sono dei gesti, delle esperienze che possono lasciare un'impressione indelebile nella mente di una donna. Cerchiamo di capire un attimino di cosa si tratta. Beh, la prima cosa è sicuramente l'empatia. È molto importante. Una delle cose che una donna difficilmente dimentichi in un uomo e la sua capacità di mostrare empatia, cioè la sua capacità di mettersi nei suoi panni, di farla aprire. Quando un uomo dimostra una vera comprensione delle emozioni e delle esperienze di una donna, questa connessione emotiva che si crea va a generare un legame veramente profondo e duraturo. La gentilezza e anche l'empatia possono manifestarsi attraverso piccoli gesti quotidiani e questo è un punto molto importante, soprattutto attraverso il farla aprire, fare le domande giuste. Quindi quando hai a che fare con una donna, cerca di fare le domande giuste, cerca di farla aprire, cerca di stimolarla da questo punto di vista. Questo è molto importante, direi che è un aspetto base, un aspetto fondamentale per sedurre, per conquistare, per far innamorare una donna. Fare delle domande che possono essere: ma qual è una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata? Questa è una domanda molto interessante perché fa sì che questa donna si sentirà compresa e poi tirerà fuori le sue emozioni. E più le emozioni vengono fuori, più tu acquisisci rapporto, acquisisci potenziale. Sono cose, situazioni molto molto importanti che producono degli effetti basilari. Quindi questo è un punto fondamentale. Poi ci sono ovviamente le parole e le promesse. Le parole hanno un potere enorme e possono influenzare profondamente una donna. Quindi utilizza delle parole. Diciamo, le parole che un uomo dice possono restare impresse nella mente di una donna per molto tempo e soprattutto se c'è assonanza tra quello che dice e quello che fai, questo dimostra affidabilità e comunque l'essere un uomo di valore. Quindi le parole di potenza cerca di utilizzarle e puoi utilizzare anche degli operatori modali, puoi, devi, che in realtà sono manipolativi, no? Però ti fanno percepire come un maschio alfa, gli operatori modali di possibilità. Tu dovresti fare questo, ma secondo me tu potrai riuscire a fare questa cosa, oppure, ma secondo me non dovresti fare quello, perché indirettamente le dai degli ordini, quindi viene percepito comunque come maschio dominante. Poi questi operatori modali, potere e dovere, non vengono percepiti come ordini, ma vengono mascherate all'interno del dialogo e questo è un aspetto fondamentale, un punto fondamentale perché verrai recepita come una donna, come un uomo estremamente
seduttivo, come un uomo che sa quello che vuole, come un uomo che sa quello che dice. Quindi gli operatori modali sono importanti. E poi se vuoi manipolare ancora un po', puoi utilizzare il quantificatore universale, ad esempio sempre. Tu sei sempre la prima, sei sempre la più bella. Frasi di questo genere comunque lasciano un potere molto forte. Ovviamente devi cercare di, se dici delle cose, poi almeno qualche cosa, far capire che la metti in atto per creare quell'empatia anche da parte sua. E poi ovviamente una donna, diciamo, difficilmente dimentica un uomo che la rispetta come individuo autonomo. Quindi con opinioni, desideri e sogni propri. Il rispetto si manifesta anche comunque attraverso l'ascolto attento, attraverso l'accettazione delle differenze e comunque la volontà eventualmente di affrontare un confronto in modo costruttivo. Le donne apprezzano molto questo. Un uomo che dimostra un rispetto autentico verso una donna comunque lascerà un'impronta indelebile nella sua memoria. E poi molto importante sono i momenti di condivisione e di intimità. Momenti di condivisione, cioè creano degli ancoraggi emozionali positivi, sono delle emozioni vissute assieme, quindi crea delle situazioni in cui si possono vivere delle emozioni, momenti speciali che creano una connessione profonda, come basterebbe anche una conversazione quando lei ti racconta le cose che le sono capitate, ti racconta le cose importanti della sua vita. Quando un uomo riesce a creare un ambiente, diciamo, di questo tipo, di sicurezza e di fiducia, una donna si sente libera di parlare, libera di esprimersi e quindi esprimerà quelle che sono le sue emozioni più profonde e questo porterà a un grande coinvolgimento. E poi anche dimostrare, diciamo, di essere presente anche quando magari c'è qualche momento, diciamo, di difficoltà, far vedere che comunque sei presente. Questo piace molto la parte logica. Quindi le relazioni sono un intricato intreccio di emozioni, esperienze, interazioni. Ciò che una donna non dimentica mai in un uomo sono le qualità che comunque mostrano la sua empatia, la sua mascolinità, il suo essere alfa. Il sostegno, le emozioni che gli fa vivere anche con qualche strizzatina di cuore. È importante calibrarti su quella donna, tieni presente che ogni donna è comunque un individuo unico e quindi la calibrazione su quella particolare donna è molto importante. Fare e vedrai che otterrai dei risultati. Seguimi su tutti i miei canali YouTube, iscriviti al canale e attiva la campanella. Attivando la campanella riceverai la notifica dei nuovi video.